Io con Italia dei Valori lavorerò solo per dare una soluzione definitiva e positiva a questa vertenza, perché oggi la vera priorità su cui la politica dovrebbe fare un focus continuo e metterlo al primo punto della sua agenda è il lavoro e l'occupazione. E men che mai è possibile smantellare l'ennesima fabbrica del gruppo Fiat, CHN in Emilia Romagna, Termini Imerese ed ora Iris Bus qui a Grotta Minarda. Insomma, non è possibile smontare questo ulteriore tassello industriale fondamentale nella strategia dell'industria del nostro paese, perché è solo qui che si costruiscono gli autobus. E allora, se c'è da un lato Marchionne, la Fiat, che continuano a voler fare i prepotenti, che vogliono le mani sciolte, vogliono le mani libere, ma non per far funzionare meglio l'azienda e farne veramente un sistema produttivo, ma perché probabilmente loro vogliono un modello come in Burundi, in Uganda, insomma un modello dove non ci sono regole, ed è questa la ragione per la quale Marchionne ha lasciato Confindustria, ma la verità è che lui vuole lasciare l'Italia. Ebbene, rispetto a questa posizione, a questa gravissima decisione di Fiat, occorre una posizione forte della politica. Sono contento perché settimana scorsa, quando ho seguito la vertenza Renia, ero l'unico parlamentare vicino ai lavoratori della Renia di Napoli e di Roma. In Parlamento giovedì scorso ero l'unico a parlarne, in Parlamento con 3 parlamentari presenti alla Camera dei Deputati. Oggi finalmente vedo anche altri parlamentari, sono contento, spero che però non finisca tutto poi nelle sacche di trattative, di spartizioni, di accordi partitocratici, mettiti tu o mi metto io, e si perde poi di vista invece la vera questione di Avellino, della campagna del Mezzogiorno d'Italia, che è il lavoro, il lavoro, il lavoro.